Errore. Allora, in questo modo cosa succede con questo errore? Accade che l'utente non può iscriversi a nessun corso, per cui deve aspettare che si riattivi il sistema. Quando si riattiverà non si sa. Il sistema è imballato, non riesce a sopportare questo carico di dati. Ed è un fatto squisitamente tecnico, cioè il gestore del sistema era impreparato. Non ha adeguato il sistema. Questo comporta gravi danni all'assessore, al dirigente generale, all'immagine degli enti e all'immagine della regione. Bisogna semplicemente implementare la capienza del server. Però era prevedibile questa cosa. Sia noi, nella qualità di associazione di enti di formazione, gli enti stessi, l'assessore stesso, avevamo preannunciato e previsto che potesse accadere una cosa simile. No, un fatto simile, perché noi siamo a 3 anni da mancanza di corsi di formazione professionale in Sicilia, per cui era chiaro che l'utenza sarebbe stata altissima, Di che numeri stiamo parlando? Lo sapete voi? Gli ma utenti. 19.000 saranno gli utenti, grosso modo, questo prevedeva l'assessorato. E a questo punto avevamo già preannunciato, li avevamo invitati, eccetera, e il gestore del sistema o non è stato informato, ma non è vero, risulta per i colloqui avuti dal dirigente generale che era chiara la situazione, che ci sarebbe stato il momento clou. In questo momento è dalle 12 che siamo qua, ma non riusciamo a inserire nessun dato. Il problema è, nonostante i grandi sforzi che ha fatto la politica, l'assessore della Galla e il dirigente generale, c'è un portale che non funziona proprio, cioè proprio lascia tutto fermo.